E alla fine siamo arrivati fino a qui, siamo in America! Siamo in California! Questo è San Francisco, chi l'avrebbe mai detto dopo 2 anni di Asia, siamo arrivati fino a qua, dall'altra parte del mondo! E infatti questo ufficialmente si può chiamare Giro del Mondo! Brindisi! E quale posto migliore di Chinatown per cominciare questo giro di San Francisco? Sì, perché comunque dopo 2 anni in Asia un po' ci mancava quell'atmosfera. Sì, dobbiamo ripartire da lì con calma ci abitueremo a questo nuovo mondo. Ehi, la vedete la bandiera? Sì, la bandiera italiana, lì sta la posta italiana, lì stanno tutte le pizzerie. Wow! La particolarità di questa strada, Columbus Street, è che è diagonale, quindi ci sono questi edifici strettissimi, ma particolari. Ok, comincia a fare freddo. Dopo i 30 passa gradi delle Hawaii, siamo passati qui, ci saranno 20 addirittura. Quanto è bella però San Francisco, eh? Questo è l'edificio storico dove la famosa Del Monte inscatolava frutta e verdura. Bellissimo, tutti in mattoni rossi. Siamo a 2 passi dal mare, eh? Siamo a Fisherman's Wharf, che è praticamente nella parte nord-est di San Francisco. Granchio in tutte le forme. E questo è Fisherman's Wharf, che figata, guardate che figata, questo è il piccolo porticciolo, bellissimo, qui a San Francisco. Ma cosa si prova a passare dall'Asia alle Hawaii alla mainland americana? È un miscuglio pazzesco, stiamo di cambiare pianeta perché sono posti completamente diversi l'uno dall'altro, è impressionante. Stiamo cambiando pianeta ogni settimana, ci spostiamo in un pianeta diverso e questo è il pianeta americano. Questa è la famosa clam chowder, che è una sorta di zuppa di pesce dentro il pane, un bel paninazzo quello grosso. È una specialità di San Francisco. Assaggiamo. È buonissima. È molto cremosa, bella saporita, sa tanto di pesce, sono tutti pezzetti di pesce. Magari l'aspetto non è il massimo, però è davvero molto molto saporita e buona. Specialità americana. Delicious. Oh yeah, everybody make the noise, hey. Oh, sono stanco, mi fa male adesso, c'ho la cervicale. Oh, non riesco manco più ad alzarmi da qua. Ah, oh, stanca. Alcatraz sullo sfondo. Il tramonto e un sacco di leoni marini. Cosa stai facendo? Sto stimolando la circolazione dei miei piedi. Il museo meccanico, una sorta di vecchissima sala giochi della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. No, vabbè, c'è la bocca della verità, scritto in italiano anche. Ecco vecchi tempi come si guardavano i film di un certo tipo. Guardando qua dentro e girando la manovella, dando la mano al mago, questa macchina ti dirà quanto sex appeal hai. Adesso vogliamo far partire questo jukebox, guardate che bellezza. Per farlo partire mettiamo 25 centesimi di dollaro qui, scegliamo la numero 1, via, la Lady in red. E poi si schiaccia.
visto che comunque siamo gente di un certo livello, siamo venuti in una delle parti più costose e ricche di San Francisco. Siamo nel quartiere di Alamo Square, dove ci sono delle case vittoriane bellissime, super colorate. Sembrano quasi finte da quanto sono fighe. E c'è anche una vera macchina della vera polizia americana. Le famose scale antincendio americane e le discese di San Francisco. Lei è Ashley, la sorella della maiala Linda che abbiamo tenuto alle Hawaii, nella fattoria delle Hawaii. Guardate, probabilmente il suo padrone sta giocando a basket o sta facendo un giro al parco. E lei è qui tenuta al guinzaglio. Ashley, una maiala addomesticata. Bello passeggiare con le case da un lato e questo parco stupendo. Hi, Ashbury. Ecco dove siamo. Un po' impronunciabile. Qui è dove si vestono le rock stars. In questo quartiere nell'aria c'è un profumo strano, inebriante, quasi dopante. Direi di sì. Marge, è ora della pausa? Ci siamo fermati in questo locale qui al quartiere di Union. Abbiamo preso il caffè e la ciambella finalmente a dei prezzi normali. Ciambella $1, caffè $1.25. Questa è Lombard Street, una strada molto ripida che scende verso il centro. Questa parte è fatta molto a zigzag per le macchine, anche perché è troppo ripida, quindi l'hanno costruita così. Stiamo camminando tantissimo, nonostante San Francisco sia comunque una città grande, è visitabile a piedi, soprattutto per vedere le cose ovviamente più turistiche. In alternativa poi ci sono gli autobus, una corsa costa $3. Poi abbiamo la fortuna di essere ospitati in un ostello fighissimo che si trova nella zona di Chinatown, quindi proprio in centro. Dopo Chinatown, Little Italy, il quartiere hippie, siamo arrivati a Castro. Gay ed è coloratissimo, bellissimo, super divertente. Call now, we buy gay stuff. Stasera siamo in questa taqueria dove fanno tacos, ovviamente, burrito vari. Noi abbiamo preso, guardate qua, questo burrito enorme e infiniti nachos, cioè riso, fagioli, verdure varie, cipolla, è veramente gustoso. Comunque vi starete chiedendo come facciamo a sopravvivere a San Francisco perché costa una fucilata. Vi facciamo vedere qualche prezzo? Esatto. Calzone a 18. Quindi sì, San Francisco è una città carissima, però noi abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare con un hotel qui a San Francisco, il Music City Hotel. In pratica li abbiamo contattati, si sono interessati al nostro progetto e in cambio di foto e video ci hanno offerto una camera e anche una colazione che è talmente abbondante che praticamente ci basta fino a pranzo, cioè anche oltre, perché è un burrito. Un burrito enorme, è una cosa, cioè non siamo più abituati a certe dimensioni. In più l'hotel mette a disposizione infiniti tè, caffè, frutta, volontà. E poi ci sono le serate a tema, tipo l'altra sera era la serata della pizza, quindi siamo anche mangiati la pizza. Da buoni italiani abbiamo mangiato tante di quelle fette di pizza di San Francisco che proprio non ce la facciamo neanche più a vederla. Ma era buona, era molto buona. Quindi in pratica l'unica spesa che abbiamo da coprire è quella di un pasto al giorno. E non è così complicato perché oltre alle solite famose catene di fast food ci sono anche altre opzioni piuttosto economiche come anche i burritos che costano nelle taccherie circa $5-6. La zona migliore di San Francisco per fare acquisti economici di cibo sicuramente è Mission, quindi se volete andare a mangiare a San Francisco andate a Mission e troverete sicuramente le opzioni ottime. Questo è il massimo che siamo riusciti a vedere del Golden Gate Bridge che è ancora lì, che si nasconde tra la nebbia. Nuvole. Intanto è arrivato un freddo della Madonna! Dopo le Hawaii non eravamo pronti. Dopo le Hawaii. Come si fa? Come si fa dopo le Hawaii? San Francisco è bellissima, siamo seri. San Francisco è bellissima, stupenda, quindi ci fa passare anche
però. Non è vero, fa freddissimo. Dopo quei 30 gradi stupendi, il mare. Va bene, tutto così, va bene. Sì, tranne il mio cappellino che non è che fa tanto bene. È terribile, mio, mi appartiene, sono rimasta malissimo su di te, Angela, con quegli occhi di Angelo. Pure peggio. Vabbè, comunque la nostra avventura in California continua, quindi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Continuate a seguirci, ragazzi. Ciao. Alla prossima.